Facciamo così. Allora, ciao Massimo, ciao Walter, in diretta. Stasera facciamo un'altra puntata per dare una mano a chi volesse risparmiare qualcosa, quantomeno salvarsi dalla catastrofe in arrivo, anzi è già arrivata per quello, in quanto che fra qualche settimana ne vedremo delle belle qui tra monete che crollano, inflazione che c'è già in Europa, ormai fuori controllo, e tutto il resto che voi sapete molto meglio di me. Allora io darei la parola a Massimo prima, da introdurre le cose, poi fate fra te e Massimo, fra Walter e Massimo, così in modo che diamo anche a casa il tempo di fare domande. Allora, intanto saluto chi già ci sta vedendo. Massimo, speriamo che la tua linea sia in ordine stasera, perché vedi che c'è qualche problema, se no casomai parla tu Walter, perché Massimo ha qualche problema, quindi traduci tu l'argomento di quello che è come produrre l'oro artificiale, no? E come questo avviene. Ti do la parola a te perché Massimo ancora ha qualche problema. Prego. Mi sentite? Ecco Massimo. Ci sono? Bo, Sì? Massimo, allora Allora, introduci tu entra pure e parla. Prego. intanto un saluto a tutti. Saluto a Certo. tutti. So Saluto a che tutti voi. stasera sarebbe una puntata molto importante per quello che mi riguarda. Ora so che Walter purtroppo è di fretta. Allora, Walter, so che mi hai detto che c'è un appuntamento che te mi hai detto che hai un appuntamento con i tuoi amici, ma dici la verità, sei talmente di fretta, talmente di corto, ti puoi fermare nemmeno una mezz'oretta, con chi ce l'hai l'appuntamento? Vuoi sapere troppo? No, scherzi a parte, via, vedi se riesci a rimanere magari qualche minuto in più, proprio un quarto d'ora, voglio parlare un attimino di questa cosa qui abbastanza, credo, interessante, e poi dopo magari dico altre cose, può andare, va Sicuramente bene? sì, purtroppo così sulla veloce, il problema è che io devo andare a prendere delle persone per portarle in un posto per cui non posso tardare io, è quello il fatto. Mi Va bene. dispiace Allora, tanto che questa puntata sia partita così al volo e all'improvviso, e quindi non ho potuto organizzarmi in maniera prego, diversa. fate pure. È colpa nostra, non è colpa tua, ovviamente. Allora, No, 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 stasera no, parliamo, possiamo, vediamo se possiamo sempre. diciamo. Parlo io, scusami. Allora, dedichiamo la prima Prego, prego. parte alla terza puntata sull'oro, no? Ci eravamo prefissi di fare delle puntate sull'oro e questa è la puntata. Allora, la terza, poi magari ne faremo altre. Allora, stasera facciamo una cosa un pochino più veloce. Io vi faccio vedere questa foto. Ubaldo, la puoi far vedere questa Sì, foto, questa faccio vedere, immagine? ecco qua. Ecco Si qua, ho vede? aggiunto. Ancora Il no, famoso perché sto libro. traducendo. Aspetta, perché ancora no. Ah, ecco qua, si è aggiunto, eccola qui. Questo qui è il famoso libro che mi è stato donato dal professor Cesaretti, Oro, 6.000 anni tra storia e leggenda. E leggendo questo libro, che naturalmente è molto interessante, molto bello, eccetera, quasi alla fine io mi sono imbattuto in una frase che effettivamente ma un po' sbalordito. In questo caso chi parla è Otto Hahn, poi premio Nobel per la fisica, anzi credo per la chimica, che a un certo punto io lo faccio vedere, che è tutto quello in giallo, vedete? Tutto quello in giallo, no? Allora, lui dice praticamente, questo fisico dice che la pila di uranio, cioè il reattore nucleare, è la pietra filosofale mediante la quale quasi tutti gli elementi della tavola periodica possono essere attivati artificialmente. E io, siccome si parla d'oro, questa frase mi ha incuriosito. Va bene, io mi sono fatto un po' di ricerche e ho scoperto un articolo che conferma, ora ve lo faccio vedere, eccolo qua, pubblicato su Science. Sapete, Science è forse la rivista più autorevole, no? Nel mondo scientifico. Nel novembre del 1925, in cui si presenta l'articolo La trasmutazione del mercurio in oro. Ora, dovete sapere
che in linea di massima, quando si pubblica una cosa, l'editore, per evitare problemi, pubblica sempre un disclaimer nel quale ti dice: guarda, questa qui è un articolo che noi pubblichiamo, però non vogliamo non prendere niente per scontato, perché noi, insomma, qualsiasi cosa, non vogliamo avere beghe legali. In questo caso qui il disclaimer non c'è, fra l'altro all'epoca evidentemente non era obbligatorio. Ora, io l'articolo bisogna che ve lo legga, perché è la cosa più importante di tutte stasera, è un articolo che conferma quello che ha detto sostanzialmente, anche se in maniera indiretta, lo scienziato tedesco. Allora, la trasmutazione del mercurio in oro. L'articolo dice: ciò che sembra essere un crescente successo nello sforzo della scienza tedesca di trasformare il mercurio in oro è riportato nei consigli di Cotten dell'American Chemical Society. In un anno, affermano questi consigli, 10.000 volte tanto oro è stato prodotto dalla stessa quantità di mercurio attraverso gli esperimenti condotti dal professor Mitte e Steinreich. L'oro è stato anche ottenuto, si diceva, presso la Siemens Work di Berlino, bombardando le superfici di mercurio con elettroni in un vuoto estremamente elevato. Il lavoro di Mitte e Steinreich, si affermava, sta dissipando il dubbio che esisteva tra gli eminenti chimici tedeschi, tra cui Haber, famoso a livello internazionale per il suo sviluppo di un fattore sintetico importante nei piani di guerra tedeschi. I tentativi di ricavare l'oro dal mercurio negli Stati Uniti con gli stessi metodi sono falliti. Il messaggio dell'American Chemical Society dal suo interlocutore di Cole afferma che lo scetticismo che era stato alimentato privatamente e verso gli esperimenti dei professori Mitte e Steinreich sulla formazione del mercurio in oro diminuì quando gli investigatori riferirono alla German Chemical Society i risultati dei loro ulteriori esperimenti. Siamo nel 1925. Il professor Laber, che in precedenza nutriva maggiori dubbi sull'esattezza degli esperimenti, si congratulò con il professor Mitte raccontando che nel suo giro del mondo avesse visto nel laboratorio del professor Nagooka a Tokyo l'apparato con cui quest'ultimo, in seguito ma indipendentemente da Mitte, aveva ugualmente ottenuto l'oro dal mercurio, e con lui stesso avrebbe potuto confermare i risultati ripetendo l'esperimento. Quindi gli articoli sono due, non uno solo, c'è anche quello del giapponese da che parte. Se le ricerche elettriche vengono fatte, allora, se le scariche elettriche vengono fatte passare tra gli elettrodi di mercurio di un dielettrico, cioè paraffina, l'oro si trova solo nel mercurio atomizzato nel percorso della scintilla. Scusate se la traduzione non è perfetta, sono cose tecniche, lasciamo fare. Da un chilogrammo di mercurio si ottengono 0,1 grammi o 100 mg di oro. Usano il presente, non usano nemmeno il condizionale. Fino a poco tempo prima la ratio ottenuta da Mitte era 100 milioni di mercurio per 0,1 grammi d'oro. Così in circa un anno è stato raggiunto il successo nell'aumentare di 10.000 volte il rendimento dell'oro per la stessa quantità di mercurio. Allo stesso modo, nel laboratorio della Siemens Work di Berlino sono riusciti a ottenere l'oro dopo aver bombardato superfici di mercurio con elettroni in altissimo vuoto. È da sottolineare che tutti i metodi finora applicati consentono un recupero praticamente completo del mercurio in modo che la stessa quantità possa essere utilizzata ripetutamente. Teoricamente ciò è comprensibile anche supponendo che solo un isotopo di mercurio di peso atomico 197 sia soggetto a trasformazione, poiché la quantità di questo isotopo supera di gran lunga la quantità di oro finora ottenuta. La sostanza simile all'argento che spesso appare con l'oro si forma quasi esclusivamente, secondo Mitte, dal mercurio. Il professor Nagooka ha anche ottenuto insieme all'oro una seconda sostanza
che ha descritto come simile al platino. Che cosa vuol dire questa cosa qui che ho scoperto un po' io, di cui non avevo assolutamente mai sentito parlare? Vuol dire che con molta probabilità, ormai a distanza di tanti anni, perché questo articolo scientifico è pubblicato nel 25, l'intervento del dottor Otto, il ricercatore Otto Hahn, è del 53, immaginatevi dal 53 ad oggi quanti passi da giganti ha fatto la tecnologia, no? Quindi si può immaginare che questa percentuale, cioè che la percentuale di piombo necessaria per ottenere l'oro sia infinitivamente più bassa rispetto a quella che usavano all'epoca. E il piombo non viene perso, cioè è come un'altra magia questa qui. Il piombo viene quasi completamente ricavato, recuperato. Allora, c'è qualcuno per caso che ha delle domande in linea? Vediamo un po' se no, c'è qualcuno. Per il momento no. Ecco, benissimo, benissimo. Ok, saluto ad Alda naturalmente e gli altri che ci seguono. Allora, naturalmente questa qui è una puntata che richiede probabilmente un'ora, no, di argomentazioni, c'è un sacco di cose da leggere. A questo punto io vorrei sentire brevemente Walter, un suo commento da lui, con le implicazioni che la creazione di oro, di oro chimico, no? Cioè non da estrazione naturale, potrebbe comportare per il mercato dell'oro stesso. Prego, Walter. Perché Walter non c'è, perché è andato via, qui non lo vedo più. Io ho fatto sto per chiamare, non c'è Walter purtroppo. Scusatemi, allora lui è andato via, pazienza. Doveva andare via, no, ci sono problemi. Va bene, allora vi leggo un'altra cosa. Benissimo. Allora, leggo, no? Io questo è quello che ho scritto io, no? Quando ho presentato questa cosa. La dichiarazione più sconvolgente che ho letto negli ultimi anni tratta dal libro Oro 6.000 anni tra storia e leggenda, pagina 254, che è quella che vi ho letto prima. La pila di uranio di una centrale nucleare è la pietra filosofale mediante la quale quasi tutti gli elementi della tavola pitagorica possono essere trattati artificialmente. Il ricercatore ci ha voluto dire che non ha importanza quale metallo si usa, quasi tutti possono essere utilizzati per la creazione di altri metalli, quindi anche dell'oro e soprattutto anche dell'argento, va bene? Allora, ricordo che Otto Hahn è premio Nobel è scritto dopo, mi sembra, per la fisica. Ecco, questo qui è un discorso che lui ha fatto alla Modern Alchemy Away, durante un convegno chiamato Modern Alchemy Away from the Weightless to the Weight, discorso all'università, eccetera, eccetera. Allora, chi era Otto Hahn? 1879-1968, è stato un chimico tedesco pioniere nei campi della radioattività e della radiochimica. In effetti qua sono queste due le aree, no, che si devono considerare. Viene indicato come il padre della chimica nucleare e il padre della fissione nucleare. Hahn e Lise Meitner scoprirono gli isotopi radioattivi del radio, torio, protoattinio e uranio. Ha anche scoperto i fenomeni del rincuolo atomico e dell'isomerismo nucleare e ha aperto la strada alla datazione dello stronzio, quello che si chiama stronzio. Nel 1938 Hahn, Meitner e Strassmann scoprirono la fissione nucleare, per la quale Hahn ricevette nel 1944 il premio Nobel per la chimica, che non poté andare a ritirare perché eravamo ancora in tempo di guerra. Credo che ci andò l'anno dopo. La fissione nucleare è stata la base per i reattori nucleari e le armi nucleari. Tenete presente che fino a pochi giorni fa, prima di aver scoperto questa cosa, io pensavo che la reazione nucleare di base fosse stata scoperta da Fermi. Quindi non conoscevo nemmeno questo scienziato. Hahn, da febbraio a giugno del 1933, andrò negli Stati Uniti e in Canada come professore che visita, invitato alla Cornell University.
rilasciò al Toronto Sun Weekly un lusinghiero trattato di Adolf Hitler. Ubaldo, questo deve interessare. Ascolta, guarda. Prego, prego, vai, dice, vai. Sto guardando qua. Dice di Adolf Hitler: non sono nazista, ma Hitler è la speranza, la potente speranza della gioventù tedesca. Almeno 20 milioni di persone lo venerano. Ha cominciato come un nessuno e vedi cosa è diventato in 10 anni. In ogni caso, per i giovani e per la nazione del futuro, Hitler è un eroe, un Führer, un santo. Nella sua vita quotidiana è quasi un santo. Niente alcol, tabacco, carne, niente donne. In una parola, Hitler è inequivocabilmente un Cristo. Ah beh, per certe cose economiche, va detto che è stato un Cristo. Allora, vi leggo una sintesi sempre più estesa del discorso che fece nel 53. Dice: con la moderna alchimia, attraverso la fissione dell'uranio, siamo potuti andare avanti potendo ottenere elementi che non ci sono in natura. La pietra filosofale che gli alchimisti hanno cercato sotto queste uranio macchine, cioè la pila atomica, con la quale possiamo produrre su commissione qualsiasi elemento che si trovi o in natura, come oro, argento, eccetera. Nel reattore possiamo fare molto altro e potremo ottenere enormi materiali per l'impiego nei campi dell'intera scienza, medicina, biologia, fisica e chimica. Io mi fermo qui, faccio un commento che è il seguente: non mi meraviglierei se l'intervento dell'America, che ricordiamo nella seconda guerra mondiale è intervenuta successivamente, no? Inizialmente non doveva intervenire, fosse stato proprio dovuto a queste scoperte che erano in mano tedesca, è vero o male, e gli americani, a parte un po' di fissione nucleare, erano rimasti lì, non avevano altro. Questa, ti do questa chicca, Ubaldo, che di cui non ho mai parlato. Interessante, interessante, caspita, è interessante perché certo è emotivo, ma persino, come si chiama, Churchill, Winston Churchill ammise che quello di Hitler rappresentava una pericolosa anomalia per l'economia mondiale che andava fermato perché altrimenti i banchieri non avrebbero tratto interesse, lo disse anche lui, come l'ha detto anche James Baker, per esempio, anche questo. È vero, è vero. Allora, molto interessante. Ti ringrazio. Allora, da Wikipedia, che cos'è la pietra filosofale? No, perché molti magari non lo sanno. Allora, la pietra filosofale, o più propriamente pietra filosofale, è una mitica sostanza alchemica in grado di trasformare metalli vili come il mercurio in oro o argento. È anche chiamato l'elisir di lunga vita, utile per il ringiovanimento e per raggiungere l'immortalità. È stato per molti secoli il traguardo più ambito dell'alchimia. La pietra filosofale era il simbolo centrale della terminologia mistica dell'alchimia, simboleggiando la perfezione al suo meglio, l'illuminazione e la beatitudine celeste. Gli sforzi per scoprire la pietra filosofale erano noti come Magnum Opus, che però è anche la grande opera. La grande opera è anche quella alla quale stiamo assistendo oggi, è del nuovo ordine mondiale. Allora, ne ho parlato tante volte. Conclusione. Cosa voleva comunicarci Otto Hahn, che dalle centrali nucleari è possibile mediante fissione ricavare oro e argento? Con grande soddisfazione per gli alchimisti e maghi moderni sembrerebbe proprio di sì. La tanto aspirata pietra filosofale è una realtà. Quindi l'oro non è solo in natura, ma può anche essere prodotto artificialmente. Ma questo gli esperti lo sanno? Direi proprio di no. Nessuno lo sa, o almeno sino ad ora nessuno aveva sollevato la questione. Gli addetti ovviamente si guardano bene al parlare di questa possibilità. Immaginate, come dice Otto Hahn, possiamo fare molto altro e potremo ottenere enormi vantaggi per l'impiego in campo dell'intera scienza, medicina, biologia, chimica, fisica. Probabilmente si parla di un qualcosa di altamente rivoluzionario, di cui
vedi macchina di Majorana, non si deve assolutamente parlare. Infatti. Adesso, in questo caso, siamo già a buon punto. Questo qui c'è una domanda per te. Sì, prego. Domanda dottor Guerriere, dice Back to Toran, dice: mi sembra di aver letto di trasmutazione del mercurio in oro in alcuni testi riguardanti il taoismo. È possibile? Sì, è possibilissimo. Questa è l'alchimia, lo sapete, è una delle scienze segrete della massoneria, no? Della massoneria, certo. Ci hanno sempre messo le mani loro, sempre è uno dei, diciamo che rappresenta uno dei segreti che fanno parte di tutti gli altri segreti della massoneria. Ecco, qui vedete il convegno organizzato da Otto Hahn all'Lindau. Lindau è un'università, eccola qua, ora lo faccio. Sì, Lindau è una cittadina che si trova sul confine fra Svizzera e Germania. Sì, naturalmente Germania. Sì, sì, Germania, ma vicino al confine svizzero. Questo qui è lui che interviene. Questo qui è un altro. Questa è la famosa tavola, no? Che si diceva in pratica, credo di aver capito, all'epoca quello che potevano fare. Vedete, qui ci sono tutti gli elementi, i metalli conosciuti all'epoca, no? Vedete qua. È stato possibile, anche in maniera abbastanza semplice, trasformare, arricchire, diciamo così, un metallo di un elettrone oppure privarlo di un elettrone. Capite? In quel caso, dall'argento puoi ottenere il cadmio, dal cadmio puoi ottenere l'indio, dall'indio puoi ottenere lo stagno, capite? Uno dietro l'altro. E quindi era abbastanza prevedibile, in certo senso, dal punto di vista, una volta risolti i problemi tecnici, era abbastanza prevedibile che ci sarebbero poi riusciti prima o poi, ma questi qui ci sono riusciti probabilmente nel 1920, pubblicato l'articolo 25, chissà quanto è che ci lavoravano. Ecco, qui vi faccio vedere, siccome si parla sempre anche un po' di simboli, no? Vedete, anche il simbolo alchemico è una sintesi dei quattro elementi della materia, no? Sono il cerchio, il quadrato, la piramide e il cerchio grande. Vedete? Non l'avevo mai visto questo qui, non l'avevo mai trovato questo. Va bene, l'intervento su questa cosa è questo. Se ci sono altre domande, io se no ho altre cose da dirvi, però magari possiamo fare. No, domande adesso non ce ne sono, quindi prosegui pure con altre cose. Ecco, benissimo. Allora, dunque, voi non so se avete seguito un attimino quello che è successo. Cosa è successo recentemente? Recentemente è successa una cosa molto importante. All'oscuro, diciamo, segretamente, sia la comunità europea che l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno fatto partire poi questo progetto che riguarda quello che si chiama il passaporto digitale universale, o comunque sia planetario, va bene? Che cos'è questa cosa? Stiamo andando verso la quarta rivoluzione industriale, come l'ha chiamata Klaus Schwab, di cui ho parlato ormai diverse volte, è tutto già stato pubblicato nella trilogia. Anzi, ricordo che la trilogia, per chi mi segue, è gratuita nel formato ebook. Mi mandate un messaggino al mio indirizzo di posta elettronica mmguerrieri@yahoo.com e io ve la mando gratuitamente. Va bene? Cosa comporterà? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, come succede già in Cina, saremo tutti obbligati a scaricare un'applicazione sul nostro cellulare, che sarà appunto l'applicazione del passaporto digitale, quindi il passaporto normale cartaceo piano piano non esisterà più e tutti i documenti saranno sul digitale. Uno dice, beh, è una cosa molto comoda, no? Sì, il problema sono i prerequisiti che te devi avere per scaricare questa cosa. E il primo prerequisito principale, anche se loro fanno i furbi e non te lo dicono,
Questo qui lo faccio vedere. Lo vedi questa foto qui, Ubaldo? Lo fai vedere, questo qui è il direttore. Global Digital, sì, quello lì che ho letto, sì. E questo si chiama Global Digital Health Certification Network, tutto quello che loro hanno messo. Dicevo che il problema è che i prerequisiti sono le vaccinazioni. Quindi coloro che non hanno un certificato vaccinale valido sul Covid non possono scaricare niente, non potranno scaricare niente, non potranno utilizzare questi sistemi, e senza questi sistemi che includono anche, poi successivamente includeranno anche il riconoscimento facciale, praticamente non potremo vivere. Non potremo vivere perché non potremo aprire un conto in banca, probabilmente nemmeno andare in banca, non potremo prendere quindi un mutuo, non potremo ritirare i soldi o comunque diciamo, utilizzare i soldi digitali, perché anche lì avrai bisogno di dimostrare che sei vaccinato. Non potremo viaggiare, non potremo comprare una macchina, non potremo rinnovare un documento che ci scade. Praticamente, ora non vi faccio la lista lunga, no? Perché praticamente non potremo fare niente. E questa è soltanto una delle iniziative, perché un'altra iniziativa, per esempio, è quella dell'ID Pay, l'ha presentato Colao un po' di tempo fa, sempre per tutte cose collegate, no? Sempre per facilitare i pagamenti, la richiesta di documenti, eccetera, eccetera. Quindi, sì, questo poi è quello che riguarderà, questa notizia riguarderà l'accesso a internet, perché ce l'hanno già detto, guardate, il Pentagono crea un nuovo roadmap per l'accesso a internet zero trust entro il 2027, quindi tra 4 anni per utilizzare internet avremo bisogno di accedere ad un sito, o comunque seguire una particolare procedura, e senza QR, siamo a QR, no? Senza QR no, non potremo neanche nemmeno utilizzare internet, non potremo fare assolutamente niente. Ecco, quindi tutte le cose, le aree importanti diciamo così, della vita dipenderanno dalle vaccinazioni. Cioè, coloro che non sono vaccinati, almeno nel mondo occidentale, non potranno vivere. La buona notizia è che potete sempre venire in Tanzania. Ora, sembra un po' una battutaccia. In effetti, tutto il mondo africano, il mondo, insomma, così detto, quarto mondo, chiamatelo come volete, non è a livello tecnologicamente, non è a livello dei paesi occidentali. Quindi non sarà possibile per loro nel breve implementare tutte queste tecnologie. Tenete presente che qui hanno inserito il G4 6 mesi prima, credo 8 mesi prima che arrivassi io 2 anni fa. Prima che arrivi il 5G, tutta la tecnologia, sapete anch'io i problemi tante volte che ho di connessione. Intendiamoci, io ce li ho perché vivo in un villaggio dove fino a 3 anni fa non c'era nemmeno internet. Quindi è già un miracolo che riesca in questo momento a fare questo video. Però i tempi saranno lunghissimi, poi sapete, gli africani dicono sì, poi quando devono mettere insieme tutti i sistemi che servono, computer, controlli, e qui si lavora all'africana, con tutto rispetto, gli ci vorrà probabilmente almeno 15 anni per arrivare. Quindi diciamo, cosa viene qua? Uno può venire qua, si trasferisce qua, anche se dovesse fare 6 mesi qui e 6 mesi in Italia. Ha sempre una via di uscita sicura. E quindi ho due buone notizie, se magari qualcuno è interessato. La prima è che posso risolvere il problema di questo QR, e di questo parlo naturalmente soltanto a tu per tu con l'interessato o l'interessata che sia. In questo momento è possibile, non so se sarà possibile fra 3 mesi o fra 6 mesi, perché il termine ultimo, cioè per il termine operativo ci stanno lavorando, sembra che sia novembre di quest'anno, quindi alla fine dell'anno probabilmente inizierà il calvario per molti di noi, molti di voi. La seconda notizia è che io posso fare ottenere a coloro che hanno più di 50 anni una residenza in Tanzania che non prevede l'obbligo di permanenza qua, cioè potete venire a prenderla, però poi potete rientrare in Italia, vivere in Italia o un altro paese e non ci sono problemi.
per 2 anni, in 3 giorni. Io sono organizzato adesso, devo dire, come forse nessuno al mondo, permettetemi, è un dato di fatto, in 3 giorni con un costo, devo dire, anche ridicolo. Venite qua, prendiamo un appuntamento, in linea di massima viene effettuata questa operazione quando gli amici dall'Italia vengono a fare la settimana investigativa, quindi si fa 3 giorni a Dar es Salaam, si prende la residenza, una volta ottenuta quella si va a Zanzibar e si finisce il tour là. Mercoledì mi arriva un'altra coppia dal Salento e quindi io, qualcuno magari, cioè magari non lui direttamente, però ci conosce qualcuno che sta già lavorando sul piano B, io suggerirei a tutti di cominciare veramente, finalmente, a pensare al piano B. Poi magari non ne fate niente, vi dico, magari sono cose tecniche, molti non hanno capito. Una volta che voi avete ottenuto questa certificazione vaccinale e quindi la creazione di un QR valido, ovviamente tutti i problemi sono risolti, almeno nel breve periodo, no? Perché voi risultate vaccinati a tutti gli effetti e quindi potete fare e vivere la vostra vita normale. È chiaro, no? Allora, un'altra cosa molto importante riguarda questa foto qua. La possiamo far vedere, Ubaldo? Sì, eccola lì, già si vede. Allora, se vanno avanti con il programma che hanno loro, e loro andranno avanti perché in questo momento nessuno li può fermare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sarà l'organo supremo assoluto decision making, no? Cioè di dove si fanno le decisioni. Quindi se l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che questi vaccini sono quelli buoni, ovvero Johnson & Johnson, Pfizer, Sinopharm, Sinovac e Moderna, i vaccini sono quelli, non ha nessuna importanza il Ministero della Salute italiano o quello tedesco o quello francese, perché a quel punto gli stati hanno firmato un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e automaticamente hanno delegato a questa organizzazione, che vi ricordo è sotto l'ombrello delle Nazioni Unite, è una delle tante, è anche un'organizzazione probabilmente controllata da Bill Gates, ci sono tante voci, qualcosa di vero ci sarà, quindi un'organizzazione privata, con interessi assolutamente privati, però quello che decideranno a quel livello sarà legge. Quindi quando mi si viene a dire ma poi c'è da fare il richiamo Johnson & Johnson, scordatevi tutte le storie dei richiami. Sì, ci saranno dei richiami, ma i richiami saranno gli stessi cammin facendo in tutto il mondo, anche perché abbandoneranno il discorso Covid e ci venderanno un'altra pandemia. Quindi la cosa importante non è tanto aver avuto il secondo, terzo, quarto richiamo, la cosa importante è aver avuto il primo, perché uno deve risultare che è stato vaccinato e che ha generato con quello un QR. Poi dopo vedremo di risolvere, se sarà possibile, diciamo gli ulteriori problemi relativi a eventuali pandemie o cose che possono venire fuori cammin facendo, perché ricordatevi che siamo ancora all'inizio. Io queste cose, Ubaldo, ve l'ho dette 3 anni fa, ti ricordi? Sì, infatti. Allora andiamo avanti, sono domande per caso? Domande no. Ok. Dove si può contattare Massimo per il QR? Allora Marco, mi scrivi a MM, lo puoi scrivere poi sotto Baldo MM Guerrieri @yahoo.com. Eccolo qui, lo vedete? Eccolo qui. MM Guerrieri @yahoo.com. Bene, tutte le mie informazioni. L'ho messo lì, quindi Marco ne prenderà nota e ti scriverà. Tutte le informazioni le trovate su menteaperta.net, che è il mio sito. Ora, alcune cose non ce le ho messe, ovviamente, però le informazioni, cliccate su contatti e trovate tutto lì. Va bene. Andiamo avanti nella presentazione. Allora, io da tempo, come sapete, collaboro appunto con Auvesta. Auvesta è un'azienda tedesca
che lavora in una maniera molto particolare, e tutti coloro che hanno desiderio, bisogno di diversificare, il prezzo dell'oro è ancora molto contenuto. Possono utilizzare lo stesso indirizzo di posta elettronica per contattarmi, la consulenza sull'oro è gratuita. Mentre per quello che riguarda il discorso piano B o piano C che sia per venire a fare la visita in Tanzania, mi potete sempre contattare allo stesso indirizzo. Naturalmente, siccome c'ho da fare una personalizzazione, c'ho da lavorarci molto di più su questa cosa, c'è un minimo di fee, di donazione che io chiedo, va bene? Così per fare un lavoro minimamente professionale, va bene? Allora, a questo punto, eccolo qui, sì, benissimo, ti ringrazio, va benissimo così. Ti faccio vedere una cosa curiosa, siccome Berlusconi è morto poco tempo fa, no? Berlusconi. Questa qui è la ricevuta che gli hanno dato quando lui ha pagato per entrare in massoneria, lo vedete? Il 28 maggio del 1900, non si legge, nel 1900 qualcosa. Ah, 1978, eccolo qua. Lui è entrato in massoneria, che immagino la P2, immagino, non lo so. Perché è propaganda 2, eccola qui. La vedete? Baldo? La vedete? Baldo? È scappato Baldo, ha avuto paura. Va bene. Questa è la ricevuta, vi dicevo. Ne parlo perché ormai è morto Berlusconi. Ha pagato 50.000 lire, era sempre lì naturalmente, 50.000 lire per la quota sociale annuale e la cosa curiosa, 50.000 lire per l'iniziazione, gli ha fatto pagare anche l'iniziazione, per un totale di 100.000 delle vecchie lire, è una cosa curiosa, l'hanno postata e l'ho ripresa. Allora, Ubaldo è sparito, io qua avrei anche delle altre cosettine da farvi vedere. Vediamo un po' magari questo qui. No, questa qui dopo mi dite che sono troppo negativo, lasciamo fare. Allora, riguardo all'oro, vorrei fare queste precisazioni, no? In genere, comunemente parlando, si dice che l'oro è un bene di rifugio, no? E quindi in genere si investe in immobili, si investe nella borsa, si fanno tutte queste cose qui. E si dice che ogni tanto si può comprare dell'oro, no? Perché allora non c'è, per le mie ricerche, non c'è niente di più falso. Questa è stata tutta una propaganda che è stata orchestrata ovviamente con la creazione della Federal Reserve in America per screditare l'oro, perché ovviamente le banche ti devono vendere quello che loro vendono e non vendono oro, hanno bisogno di venderti i soldi o comunque di farti un mutuo, un fido, eccetera, eccetera. E io me ne sono accorto facendo questi studi. Per esempio, partiamo da qua. Questo è il rendimento dell'oro, va bene, negli ultimi 20 anni. Eccoli qui. 20 anni, l'oro è cresciuto di 4 volte, 4.7. Cioè, se uno investiva 10.000 euro 20 anni fa, o comunque lire, forse c'era già l'euro, no? 20 anni fa, sì, 10.000 euro 20 anni fa, adesso avrebbe avuto quasi 50.000 euro senza tasse, attenti bene perché non ci sono tasse sull'oro, e senza rischi, perché anche quando si investe in borsa, come sapete, ogni 10-15 anni c'è una crisi e uno rischia di perdere tutto, no? Volete? Ma non è mica finita. Andiamo ai giorni nostri. Partiamo dal 2008, la data un pochino più vicina. Come vedete, in linea di massima, se voi fate il totale, vedete che il totale che poi ottenete è... Facciamo una cosa molto più semplice. Consideriamo il periodo della pandemia, no? 2019-2023. Tutte le azioni hanno perso, no? Perché è chiaro, tutte le aziende, tante aziende sono andate fuori business, eccetera, eccetera. Guardate la performance dell'oro. Nel primo anno è cresciuto del 17%, secondo anno del 18,5%, 7,5% nel 21,
13.4 2023, ora non è ancora chiuso, qui riporta per il momento 14.4. Non c'è nessuna azione al mondo che ha dato gli stessi interessi. Non esiste. Senza rischio, senza niente. Quindi bisogna veramente cominciare anche a riflettere qualche volta, perché purtroppo la televisione ci dice un sacco di inesattezze. E noi bisognerebbe aver capito che la televisione si può vedere ogni tanto per vedere un bel film che ci fa piacere, una partita di calcio che ci fa piacere, va bene, però la televisione io non la guardo dal 2004. E uno mi può dire, ma va bene, ma è stata una tua scelta, va bene, ma io vi posso assicurare che se avessi continuato a vedere la televisione avrei fatto meno della metà di quello che sono riuscito a fare, perché questi tre libriccini che vedete qua dietro, per 1042 pagine, esistono in questo momento proprio grazie al fatto che io non guardavo più la televisione, ma le ascoltavo e leggevo altre cose. Ora, capisco che molti di voi non possano essere particolarmente interessati a leggere questa cosa, ma il titolo di questa cosa qui è Nuovo Ordine Mondiale, e tutte le cose che stanno succedendo, questi autori ce l'hanno dette 10, 15, 30, 50 anni fa. E per la prima volta ve l'ho presentata io in Italia 3 anni fa. Quindi, se anche noi non capiamo che ci dobbiamo documentare un pochino di più, naturalmente poi non ci possiamo lamentare troppo se le cose non vanno come devono andare. Io qui continuo a parlare sperando che poi Ubaldo rientri. Non vedo più commenti. Mi sentite? Ci siete? C'è qualcuno per cortesia che mi manda un messaggio nei commenti e mi dice va tutto bene? Anche perché ormai sono quasi alla fine. Sono quasi alla fine. Vediamo un po'. Allora, vi leggo delle cose così nel volo. Vedete, questa qui è un'immagine che hanno caricato su mi sembra Facebook. E chi l'ha caricata ha fatto un commento generico sulle scie chimiche. Ecco, questa qui che cos'è? Lo dovete sapere, no? Chi mi segue lo sa, questa qui è la pentalfa. Vedete, si divertono anche con noi. Questo qui è un simbolo, uno dei tanti simboli massonici, no? E vedete, e però, siccome purtroppo noi i simboli non li conosciamo, e questo che ha scattato questa foto qui, che mi sembrerebbe originale, un originale, non si è reso conto che era appunto che è la pentalfa praticamente. Va bene? Allora, vabbè, questo qui, ecco, voglio farvi vedere questo. Questo qui è Cardinale Biff che dice: il mondo non si divide in credenti e non credenti, ma in credenti e creduloni. Vediamo un po' cosa ci ho messo qua. Ecco, quest'altra dice: per 3 anni avete resistito a 90 gradi, 40 gradi saranno una passeggiata. Sapete che c'è questo problema del riscaldamento climatico che, come sempre, anche in questo caso, è una grande bufala. Ubaldo, ci sei? Io avrei finito il mio intervento. Avete per caso domande? Grazie, Alda. Siccome Ubaldo non rientra, c'è qualcuno per caso? Vediamo un pochino. Questo è nazismo puro. Sì, Alda, ne parlavo prima con un amico. Oggi ho voluto trovarmi un amico. Siamo già in un regime, ma non dico nazista, perché ma non c'è paragone. Almeno il nazismo qualcosa di buono per i tedeschi l'ha fatto, si è fatto sicuramente, come l'ha fatto il fascismo, no? E qui siamo ben oltre. Qui purtroppo l'obiettivo finale che hanno, io ve l'ho detto queste cose che purtroppo ve le devo ripetere, è quella della riduzione globale della popolazione, purtroppo. Grazie Marco, un complimento. Ecco, domanda per il dottor Guerrieri: mi sembra di aver letto la trasmutazione del mercurio, alcune cose, sì, il teorismo è quello, va bene, ci trovate tanti libri scritti sull'alchimia, no? Sapete, da dove è nata la farmacologia, no? La farmacologia moderna che abbiamo oggi, soprattutto quella che si basa su prodotti di erboristeria, perché una volta la farmacia, ricordate, il farmacista aveva tutti quei contenitori, erano tutte erbe, no?
con vari tipi. Poi adesso hanno creato le cose chimiche e hanno stravolto tutto. Vado, io avrei finito il mio intervento. Giovanni, saluti dalla Russia. Ecco, è interessante, Giovanni, dirti questo, se sei in Russia. Le informazioni sul QR, cioè i prerequisiti per ottenere il passaporto vaccinale digitale, quello lì digitale, li ho trovati sul sito della Salute Russo. Non sono da nessuna parte. L'ho trovati sul Ministero della Salute, dove spiegano esattamente. La Russia è molto più avanti rispetto a noi queste cose. È quasi quasi una via di mezzo fra la Cina e il mondo occidentale. Quindi loro poi pubblicano tutto, c'è scritto tutto, come ottenerlo, i vari tipi, e lo presentano tra i requisiti, mentre invece non si trova nel sito né dell'Organizzazione Mondiale della Sanità né della Comunità Europea. Cioè loro danno per scontato che le nuove leggi e le nuove disposizioni sono fatte per i vaccinati e che dobbiamo essere vaccinati. Loro danno già per tutte le leggi e le disposizioni, ricordate, che passeranno d'ora in poi, passeranno, assumeranno il fatto che te devi avere un QR valido. Se non ce l'hai, poi dopo non puoi scaricare nessuna applicazione di quelle che ti obbligheranno a usare. Quindi state attenti, fate mente locale, perché adesso la soluzione forse c'è, magari tra poco non ci sarà più. Ubaldo, io avrei finito l'intervento. Ubaldo? Oh, Madonna. Ubaldo, non ti sento. Non ti sento. Ubaldo? Microfono? Purtroppo è proprio diabolica, Alda. Max, in Africa non sono ancora arrivate le varie propagande tra AL, IGT, eresie varie? No, non ne so niente di questa roba qui. Magari sono arrivate, ma non ne so niente. Ubaldo, non ti sento. Ubaldo, non ti sento. Non... Potete dire a Ubaldo che non lo sento? Ubaldo, non ti sento. Mi senti? Oh, Madonna mia, dove sei andato? Benedetto ragazzo. No, ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono, eccomi qua. Ci sono, eccomi qua, eccomi qua. Eccomi qua, ci sono. Va bene. Bene, allora, ti ho seguito un attimo, ma ho avuto un'emergenza pure improvvisa. Beh, comunque niente. Finito l'intervento. Bene, detto, grazie. Su, mi sembra detto, che... Per quanto hai detto, sì, ti voglio dire... Sì, quello dell'intelligenza... Volevo dire, per quanto hai detto, che qui esiste... un enorme caos che non puoi immaginare. Ci sono avvocati che prima dormivano, che sono svegliati per frenare questo, ormai chiamiamolo con il suo nome e cognome, questo crimine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma io penso che se non succede un miracolo, questi qui non li fermerà nessuno. Questo è quello che penso io. Credo che non li fermerà nessuno. Salvo, sì, non lo so. Ti dico solo che la situazione è gravissima. E qui in Italia c'è gente che sta andando sotto processo. Parliamo di Speranza, parliamo di Conte, ma anche che poi sono pesci piccoli. Attenzione, non sono pesci grossi. Pesci piccoli sono degli esecutori d'ordine, non sono niente, cioè ignoranti, caproni messi lì. Tanto perché in Italia ormai. Qualsiasi cosa è ammissibile, ormai in Italia la legalità non c'è più, una legge non c'è più, niente, non c'è più una magistratura degna di questo nome, c'è soltanto un grandissimo caos.
Ma proprio qua mi chiedono se conosci Rosario Marzanò. Ti ricordi? No, ne abbiamo parlato in passato. Sì, esatto. Luigi Caudelli sì, lo conosce. Rosario Marzanò è da un po' che non ho più notizie, quindi spero che stia bene. Cioè, so allora, che... fatemi dire una cosa, già che lo menzionate. Io ho contattato Marzanò all'inizio, tra virgolette, della sua carriera. L'ho contattato perché mi sono reso conto che stava parlando di un argomento del quale si potrebbe forse anche parlare, però perché come vedete io dico tutto, fatte volte faccio anche nome e cognomi, però sempre con riserva, sempre in una certa maniera. Io l'ho contattato e gli ho detto, senti Rosario, se vuoi si può fare un certo lavoro per cui te dici tutto quello che vuoi dire e fai tutto quello che fai. Però lo dici e lo fai in una certa maniera, perché se non segui per bene certi codici, stai tranquillo che fai una brutta fine in tutte le maniere. Lui praticamente mi ha detto no, grazie. Un atteggiamento come dire, ma te chi sei? Senza neanche ascoltarmi, senza neanche chiedermi chi ero, quello che facevo, eccetera. Avete visto la fine che ha fatto? Purtroppo sì. Quindi le cose... È stato massacrato. Nonostante le cose... prove, ti dà ragione. Le cose, come ti ho dimostrato, Ubaldo, io ho dimostrato, si possono dire, ma bisogna rispettare certe regole. Sì. Te le fanno dire, Ti ricordi il video che mi hanno bloccato? Quel video che abbiamo fatto? Me l'hanno bloccato, ma io devo riconoscere che avevano ragione. Poi infatti la volta dopo abbiamo rifatto il video con un altro stile, dicendo esattamente le stesse cose, non l'hanno più bloccato. Le cose bisogna dirle e seguire certi piccoli segreti, diciamo così, non so se si chiama segreti. Alcune cose si possono dire usando il condizionale. Alcune cose quando si dicono bisogna mantenere la calma, non farci prendere da questi proclami di ricercatori che hanno scoperto che in Germania è successo un chissà che è successo nella seconda guerra mondiale. Bisogna sempre presentare le cose anche con molta umiltà, perché quello che sappiamo è niente rispetto a quello che si dovrebbe sapere. Esatto. Quindi non si possono e dare cose certe, soprattutto quando infatti, si parla quello di che cose sappiamo è detto nulla, il guaio è che quello che non sappiamo è un'enormità, è quello è guaio, cioè quello che non sappiamo e niente, infatti ha ragione, è così, questa è una verità. Ma ti basta questa notizia? Ti basti questa notizia sull'oro, no? Basta questa notizia sull'oro? Sì, questa cosa è stata col presente indicativo nel 1925, quindi è stata data per certa. Sì, ma ci credo, no, ma ci credo, perché poi la Germania era credo una nazione che aveva dei scienziati di eccezionale, come anche l'Italia, il gruppo di ragazzi di Apanisperma a Roma, cioè, hanno gente che oggi non sono più quei gente lì, Pontecorvo, Fermi, Majorana e ancora altri grandissimi chimici, cioè fisici nucleari, che poi insomma si sono divisi dopo la guerra, è tutto scomparso, è tutto distrutto. Fammi rispondere, scusami Ubaldo, facciamo chiuso. Prego, prego. Fammi rispondere ad Alda. Allora Alda, i popoli non sanno assolutamente niente di quello che sta succedendo, non sanno, non sappiamo niente, la maggior parte delle persone, come vedete, sono andate a vaccinarsi una volta, poi sono corse la seconda volta per fare il chiamo, la terza, la quarta, appena esce la quinta molti ci andranno subito. Non hanno la minima idea di quello che fanno, perché purtroppo non studiano. Seguono la televisione e basta, e se segui la televisione e basta, non fai approfondimento al giorno d'oggi. Quindi non è un problema di popoli, il problema del popolo è che il popolo è diventato, vive in una matrix, e siamo diventati... siamo sempre stati delle pecore. Però in un certo momento il nuovo ordine mondiale
non era ancora a livello che è oggi. Adesso controllano tutto, non potevano controllare tutto 100 anni fa o anche subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci sono arrivati piano piano. Quindi sono loro che decidono il nostro destino. Se noi non facciamo assolutamente niente, perché partiamo dal presupposto che uno dice sì, ma tanto cosa posso fare io? Ma come cosa puoi fare te? Ma cosa puoi fare? Puoi fare tante cose. Puoi anche veicolare i video o i messaggi o il canale di quel pazzo del dottor Guerrieri che è in Tanzania e che fa questi video strani e che ha scritto queste cose qui che nessuno ha scritto al mondo, e invece non fate niente. Scusatemi, non prendetela al personale, dico come gente, non ci vuole un maggior piglio, un maggior spirito di partecipazione. Io sono in contatto, e concludo, quasi quotidianamente con gli italiani, no? Con gli italiani, perché io ormai ho pochi rapporti con l'America per il lavoro che faccio, ma io vedo proprio, sento una depressione, una mancanza di fiducia, una proprio una situazione di completo abbandono. Ma con questa mentalità qui non se ne uscirà mai, andremo sempre in peggio. Dobbiamo essere, anche se non siamo, possiamo essere ottimisti, dobbiamo essere sempre positivi anche nei momenti di maggiore difficoltà e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Quindi è necessario veramente un cambio di paradigma, un cambio di mentalità, e purtroppo temo che questa cosa non avverrà. Io faccio un saluto a tutti. Grazie. Magari ne riparliamo più avanti di queste cose. Se avete domande, potete scrivere. Allora, potete scrivermi, l'indirizzo lo sapete. Bravo, metterò alla fine del video con appendice il tuo indirizzo, quindi chi vuole scrivere può scrivere, può fare anche domande senza bisogno, cioè va bene che le domande potete farle anche qua quando c'è la diretta, ma potete anche scrivere tranquillamente, non è proibito, quindi potete chiedere delle cose. Allora, anche, Luigi, potete anche suggerire dei temi che noi potremo trattare eventualmente. Vado, scusami, rispondo a Luigi velocemente. Allora, mi hanno bloccato quel video lì, che comunque poi lo puoi ritrovare perché l'ho ricaricato, è della serie Massoneria e Fascismo, Massoneria e Nazionalsocialismo, lo vai sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri, e lo puoi ascoltare. Perché purtroppo quella sera lì ero particolarmente stanco, no? Stanco. Abbiamo avuto un problema di orario anche con Ubaldo, ero stanco, io mi alzo alle 5 la mattina, 5 e mezzo qualche volta, e ero stanco. E non si fanno un intervento così importante, così delicato, da stanchi. Bisogna essere lucidi, tranquilli. Ero magari un po' nervoso per conto mio, continuavo a chiedere a Ubaldo, lo riconosci questo simbolo? Ubaldo, lo riconosci questa? E loro e YouTube probabilmente qualcuno ha anche segnalato, perché se no ha segnalato magari una cosa che ho detto e hanno bloccato. Ah, beh, sì, si fanno presto. L'ho fatto, l'abbiamo ripetuta la settimana dopo con tranquillità e è passato tutto. Vedete? Così che si fanno. Quindi coloro che si lamentano della censura, tenete presente, purtroppo fanno parte della opposizione controllata, e purtroppo molti di voi mandate anche soldi. Buonanotte a tutti, alla prossima. Grazie. Ciao Massimo, ci vediamo presto. Saluto a casa a tutti, e faremo, poi scrivete, suggerite dei temi che probabilmente c'è altre cose vanno fuori dal cilindro. A presto, e ciao a tutti. Va bene, esistere, saluto.